Ciao a tutti cari amici di Hooked, oggi non siamo in pesca, ma perché oggi parliamo di soft bait e di preciso parliamo delle soft bait che assolutamente non possono mancare nel mio marsupio, nel mio zaino, quando vado a caccia del big bass. Vediamo cosa bolle in pentola. Quando si parla di soft bait, giustamente uno pensa a shad, creature e worm. Ed è esattamente quello che io ho qui oggi. La prima soft bait che voglio farvi vedere è questa. Questo è il knockout della Damiki. È un'esca devastante, secondo me. Cioè, una delle esche che innescate a giga rig, secondo me, fanno più male in assoluto. Il movimento di questa soft bait è veramente sfronzolante e è un qualcosa di simile alla poesia, no scherzo, è veramente veramente tanto attirante. Cioè, io sono state poche le volte in cui l'ho tirata fuori attaccata e non ho avuto risultati, quindi questa sicuramente è una delle esche che non può mai mancare all'interno della mia tackle box. Un'altra delle mie esche assolutamente preferite, e qui parliamo di worm, è lui. Questo è lo Sticky Flex di Molix, un'esca con un potere adescante. Non so adesso se riesco a mettere a fuoco, magari sarebbe cosa bella e giusta. Vabbè, con un potere adescante clamoroso. Questa esca ha un movimento sfronzolante, soprattutto se innescata a free rig o con una testina piombata che la tiene in verticale, perché la gomma flex è una gomma che galleggia. E facendola muovere, questo codino fa dei movimenti veramente assurdi, oltre a essere, come potete vedere, discretamente elastica. Quindi questa sicuramente è un'altra esca che non può assolutamente mancare all'interno della mia tackle box. Andiamo invece a parlare di shad, e di shad, vabbè, come non parlare di lui? Come non parlare di lui? RT Shad di Molix. È un pesciolino veramente fantastico, di una realisticità veramente estrema. Ha un bellissimo movimento in acqua, innescato sia a testina piombata che su un amo da swimming, e si muove veramente veramente bene in acqua. A livello di gomma forse ogni tanto può risultare un po' rigido, ma vi garantisco che fa le buche in terra, fa veramente le buche in terra. Un'altra esca che però è più difficile da reperire perché penso sia andata fuori produzione, difatti le trovo solo nei fondi di magazzino, è questa. Questo è il Burgal, non mi ricordo mai come cavolo si pronuncia, di Gikrek. Questo è un crow con una palettina simil shad in fondo, e questo è devastante. Lo uso con parsimonia perché me ne sono rimasti pochissimi. Questo qua è clamoroso. Cioè, questo spiombato a Texas, a jig, in qualsiasi modo voi lo innescate, questo ha un movimento veramente pazzesco. Quindi se riuscite a trovarlo in qualche store come fondo di magazzino, fidatevi, questa è l'arma soft bait che vi svolta le giornate. Sempre parlando di crow, come non citare loro? L'avete già riconosciuto dalla forma? Questo è il Silk Crow, che a me piace tantissimo, di Black Flag. Con le sue chelettine stand up, perché queste chele si riempiono d'aria e quando affonda lo tengono le chele in una posizione rialzata, come se fosse la posizione d'attacco del gambero. Minchia, è tantissima roba, cioè veramente veramente tanta roba. Ovviamente bisogna usarlo in posti dove si sa che i bass si alimentano anche con i gamberi, perché sennò tanto inutile tirarlo fuori, no? Quindi Black Flag, questo, tanta tanta roba. Sempre di Black Flag, che però non sto a tirare fuori perché
è nuovo di pacca. Questi sono i crow, i weaving crow di Black Flag, e questo è per fare una pesca un po' più leggera, perché sono molto piccoli, sono comunque da 3 pollici, quindi una pesca un po' più di, non finesse, però una pesca che comunque va a essere meno invasiva quando magari il pesce è un po' più apatico e non è che ha proprio tutti sti cazzi di mangiare. Quindi questo sicuramente altra ottima alternativa. Un altro crow decisamente incazzato per andare a pescare. Lui, il paca crow. Questo è un baby paca crow in realtà, paca crow un po' più grosso. Queste chele ritirate a saltelli e facendolo risalire un pochino e lasciandolo in caduta sbarellano, che è un piacere. Questa è veramente un'altra delle esche che assolutamente non può mancare all'interno della mia tackle box o del marsupio, zaino, quello con cui siete abituati ad andare a pescare. Il mio consiglio è sempre di andare a pescare in modo da non essere troppo ingombranti, cioè di tentare sempre di tenere un profilo non basso, però di avere una bella mobilità, in modo anche da, se dobbiamo salpare un pesce, se dobbiamo usare il guadino, da riuscire a muoverci abbastanza bene. Un'altra esca veramente assurda è questa. Questo è il DTH Group di un signore che non so se conoscete, che si chiama Gary Yamamoto. Questo grub con questa parrucchina, che messo in questo modo è fatto salterare sul fondo a Texas, è devastante perché simula un jig senza avere però il peso e l'ingombro tra virgolette di un jig. Quindi se dobbiamo fare pesche dove non dobbiamo entrare troppo in cover, dove non dobbiamo andare troppo sul fondo con magari un football jig, questo coso qua è una manna dal cielo. Ecco, mi è caduto. Obla! Perché con il suo parrucchino ha queste fronde, questo skirt, con poi questo grub alla fine che è veramente, veramente, veramente attirante. Questo, ragazzi, è una chicca. Adesso parliamo di sempre una del, penso, esche più famose, ma non a livello nostro, cioè di sempre, dell'universo e del multiverso. Yamasenko, di sempre del signor Gary Yamamoto. Il senko in tutte le dimensioni, più grossi, più piccoli, cioè senko, cattail, tutte queste esche qua, a parte che hanno una gomma, cioè, che ti lascia, adesso vabbè non si vede perché non so se si riesce a vedere, no? Sì, forse sì. Ti lascia proprio il sale sulle mani. Cioè, un'esca con una gomma fantastica. Questa esca è un'esca che riuscita a lanciare bene anche spiombata, perché comunque è un'esca che pesa e ha un bel peso già di suo. Perché comunque con tutto il sale che c'è dentro sta gomma qua, un po' di peso lo fa. Quindi, sicuramente, Yamasenko, Gary Yamamoto. Sempre parlando di vermoni, quando vado alla ricerca del big, ogni tanto è cosa buona e giusta, ecco, approcciare con un verme importante. Quindi purtroppo questi dovete essere un po' smaliziati a cercarli, perché è difficile trovarli. Questo è il Ribbon Tail di Yum. Con questo ho preso, penso, il bass più grosso della mia vita, pescando spiombato e con un amo offset. Con questi abboccano anche quelli più piccolini, ma con questo, perché comunque è un'esca di un, una bella leva, cioè sono 20 centimetri di esca, ci ho fatto
bel pesce e mi ha dato delle gran belle soddisfazioni, perché comunque cade in caduta con il suo bellissimo codino sfronzolante. Al basso non gli sembra vero di vedersi cadere davanti al muso una roba del genere. Quindi, però il problema è la reperibilità, perché purtroppo Yum solo dall'America. Quindi se volete farmi un ordine da qualche sito americano, ottimo, ma non per importanza. Questo è quello che io generalmente lo taglio anche per arrivare a fare una pesca un po' più finesse. Questo è quello che mi salva le giornate. Questo è Wigger Crow Growlers. Di Realis. Questo è, vabbè, questo glielo tiri davanti, lo vedono che cade tutto piano in pianello e ce l'hai già attaccato. Cioè, non è vero, raga, cioè nel senso, io vi sto vendendo delle esche come se fossero la risoluzione dei problemi della pesca. In realtà, cioè, sì, ovvio, scegliere un'esca giusta nella giornata giusta, di colore giusto, eccetera, è molto importante. Però non è che, cioè, il pesce non vuole mangiare, non mangia, cioè non è che queste, ah no, prendete queste perché queste prendete di sicuro. Il pesce, se non vuole mangiare, non mangia, questo ricordatevelo sempre. Questa però è una di quelle esche che possono essere usate un po' finessine, innescata a walkie, innescata a neko, con magari un insert che la fanno andare giù un po' più forte, e anche questa spacca i culi. Vedete, ho detto una cagata, perché non era l'ultima, perché io mi dimentico sempre che se pesco a jig e pesco a chatter, un'altra esca che sicuramente fa del male è questa. Questo è l'Earthbreaker di Black Flag. Questo palettone, questa codina palettosa, innescata a chatter, è devastante. Innescata a jig è sicuramente un ottimo trailer, quindi se cercate un buon trailer con uno shent bello agliato, perché questo è bello agliato, una buona gomma e con un bel movimento, cioè tu adesso dovevi passare, piccione ragazzi, questo sicuramente, sicuramente Earthbreaker di Black Flag. E poi sorpresina per chi ha seguito il video fino alla fine, bam, cappellino di Hookhead. Sono disponibili per il momento solo su prenotazione, quindi se volete il cappellino di Hookhead andate sul mio Instagram, segue la pagina e scrivetemi in direct. Io spero che questo video quantomeno vi sia tornato utile, vi sia piaciuto, vi abbia fatto passare un po' di tempo, e niente raga, alla prossima puntata di Hookhead. Ciao!